A Licata un ragazzo di 37 anni è stato accerchiato e aggredito brutalmente da un gruppo di persone. Il fatto è successo in corso Filippo Re Capriata, all'incrocio con corso Serrovira. Lanciato l'allarme sul posto i carabinieri e l'ambulanza che ha trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso, dove i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni. Massimo riserbo da parte dei carabinieri della compagnia di Licata guidati dal capitano Lucarelli, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'aggressione. Stanno prendendo visione dei filmati della videosorveglianza, cercando di identificare il gruppo di persone che ha menato il 37enne lasciando a terra su marciapiede. Ancora una volta si verifica una lite in pieno centro, in un orario alle 19 circa, quando in giro ancora c'è tanta gente che invece di chiamare immediatamente le forze dell'ordine assiste dalla finestra filmando il tutto e facendo girare in un secondo momento il video tra i social. Il sindaco Pino Galanti manifesta preoccupazione per l'accaduto e rivolge un appello alla società civile, alla componente sana e alla classe dirigente della città, a cui chiede di provare a fare da volano per la diffusione della cultura della legalità. Io non arretrerò d'un passo e sarò avamposto dello Stato, pronto a sostenere questa battaglia. Secondo Galanti, però, per contrastare l'insorgenza di episodi come quello di venerdì sera è necessario, insieme all'azione delle forze dell'ordine, una presa di coscienza della società cittadina affinché dimostri che qui i veri valori del vivere civile non sono in discussione.